Allora ragazzi, qua vediamo un argomento bellino bellino, e cioè come estrarre le radici quadrate mediante il metodo della scomposizione in fattori primi. La prima cosa è scomporre in fattori primi, poi scriveremo il numero scomposto sotto radice, semplificheremo gli indici con gli esponenti di questi numeri e poi calcoleremo semplicemente 3 alla seconda, quindi 9. Faremo il calcolo finale. Vedremo un po' di esempi, dal più semplice al più difficile, ai casi un po' più particolari. Cominciamo a scomporre 81. Lo divido per 3 e fa 27. Lo divido per 3 e fa 9. 9 diviso 3, ancora 3. 3 diviso 3, 1. Vado a contare quanti 3 ci sono. Quindi 1, 2, 3, 4 e scriverò che 81 è uguale a 3 alla quarta. Primo passaggio fatto. Vediamo il secondo passaggio. Questo 3 alla quarta lo vado a scrivere sotto la radice. Nel terzo passaggio vado a semplificare gli esponenti, cioè l'indice di radice, anche se non lo vedete, è 2. L'esponente del 3 è 4, quindi semplifico il 2 diviso 2 e se ne va la radice perché qui mi esce 1. 4 diviso 2 farà 2, quindi mi uscirà 3 alla seconda. Calcolo finale, quindi quarto passaggio. 3 alla seconda significa 3 per 3 uguale a 9. La prova abbiamo detto che facendo la radice quadrata di 81 mi esce 9. Facciamo ora un altro esempio un po' più lunghetto, 1024. Allora, primo passaggio devo scomporre con i numeri primi, quindi qua è tutto divisibile per 2. Vado a scrivere 1024 che corrisponde a 2 alla decima, abbiamo detto che basta contare quanti 2 ci sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 1024 lo posso scrivere 2 alla decima. Nel secondo passaggio vado a scrivere questo 2 alla decima sotto la radice. Nel terzo passaggio vado a semplificare l'indice della radice con l'esponente e quindi qui mi esce 1 e la radice quindi se ne va tutta quanta. Mi rimane 2 alla quinta perché 10 diviso 2 esce 5. Ora questo 2 alla quinta, ultimo passaggio, devo calcolare a quanto vale. 2 per 2 per 2 per 2 uguale a 32. Se fate la prova con la calcolatrice, scrivete 1024 sotto radice quadrata e uscirà 32. Finora è stato facile perché usciva sempre 2 oppure usciva sempre 3. Ora vediamo cosa succede quando abbiamo numeri diversi, quindi non abbiamo tutti i 2 e non abbiamo tutti i 3, ma abbiamo i 2, i 3 e i 5. Allora prendiamo questo numero qui, 14.400. Sempre vado a scomporre con i numeri primi. Per togliermi questi due zeri, il trucchetto è scrivere 2 alla seconda per 5 alla seconda. Se invece avete uno 0, scrivete solo 2 per 5, così vi risparmiate un po' di passaggi. Dopodiché vado a scomporre e mi esce questo numerino qua, che 14.400 corrisponde a 2 alla sesta per 3 alla seconda per 5 alla seconda. Perché? Perché ci sono 2 3, quindi 3 alla seconda. Ci sono 6 2, quindi 2 qui. 3, 4, 5, 6, quindi 2 alla sesta, attenzione qui, e 5 alla seconda. Attenzione, se nella scomposizione vi escono degli esponenti dispari, quindi qua invece di 2 alla sesta scrivete 2 alla quinta, molto probabilmente avete sbagliato la scomposizione. Va bene? Quindi attenzione. Stessa cosa, vado a semplificare gli esponenti dei numeri con l'indice della radice e lo faccio per tutti quanti, quindi questo 2 qua lo semplifico con il 6 e mi rimane 3 e qua niente, quindi uscirà 2 alla terza. Questo 2 qui lo semplifico con questo 2 qui e se ne vanno, quindi mi rimane solo 3. Stessa cosa per il 5, 2 diviso 2 e qua diviso 2 se ne va tutto. Ora ho tolto la radice e mi rimane 2 alla terza per 3 per 5, basta fare 2 per 2 per 2 che è 8, per 3 che è 24, per 5 e mi esce 120. Se fate la prova di 14.400 sotto radice vi uscirà 120. Ora vediamo gli ultimi due casi, e cioè cosa succede quando c'è un indice uguale a 3, uguale a 5, uguale a 6. È sempre la stessa cosa. Basta dividere l'indice di radice con gli esponenti, quindi il 6 e il 3 se ne vanno. Rimane 2 alla seconda, 3 e 3 se ne va e rimane solo 3, quindi 2 alla seconda per 3 uguale a 12. L'ultimo caso particolare è quando l'indice della radice è maggiore di questi esponenti, quindi
Fin qui avevamo visto che gli esponenti sono sempre maggiori rispetto all'indice. Niente paura. Semplicemente si va a semplificare, quindi 2 alla terza semplificato con il 6 se ne va il 3 e mi rimane il 2 qui. Quindi la radice qui non scompare, la radice rimane. Quindi mi rimane 2 e 3, moltiplico 2 per 3 e mi rimane radical 6. Quindi invece di avere semplicemente un numero naturale intero, qui avete la radice, vi rimane la radice.